La scorsa settimana, in collaborazione con Socios e il Trabzonspor, sono volato in Turchia per incontrare uno dei miei idoli d'infanzia. E visto che ci siamo, lasciate un mi piace e fatemi sapere qui sotto in un commento chi è il vostro idolo d'infanzia. Può essere un calciatore o un personaggio famoso. Fatemelo sapere qui sotto. E soprattutto per assistere ad uno dei match del Trabzonspor e in particolare vedere cosa si nasconde dietro le quinte di questa società. Buongiorno! Abbiamo fatto una colazione incredibile. Non ho mai mangiato così tanto a colazione, era più o meno come se fosse un pranzo. Adesso ci stiamo dirigendo per incontrare i dirigenti del Trabzonspor che ci spiegheranno quello che andremo a fare in questi giorni. Guardate che alberguccio. Sono veramente eccitato. Questo è il centro coordinamento di Trabzon. Siamo al centro di allenamento del Trabzonspor. Potete vedere, hanno dei campi davvero bellissimi. Adesso lì c'è anche qualche giocatore che sta praticando l'allenamento mattutino perché domani ci sarà un match importantissimo allo stadio. E questo è il benvenuto che ci abbiamo qui a Trabzon. Grazie mille. Il primo giorno, dopo essere tornati in albergo, ci siamo fermati a ricaricare le pile e a prepararci per il giorno successivo, che sarebbe stato pieno di emozioni con la visita del museo e del centro sportivo. E sinceramente non so quanta storia abbia il Trabzonspor, non ne sono convinto di questo. Comunque fatemi sapere se voi conoscevate effettivamente questa squadra qui sotto nei commenti. Però il centro storico è davvero davvero interessante, è bello, mi ricorda molto Napoli, un mix tra moderno e antico che è particolare. È caldissimo e sembra essere buono. Proviamo. È buonissimo. È davvero buono, ve lo giuro. Lo divoreremo subito. Siamo arrivati al museo del Trabzon. Questi sono i padri fondatori del team del Trabzon. Non conosco i nomi, ok, però sono incise le loro facce qui. Cavolo, la voglio anch'io tipo lì sopra, perché no? È davvero particolare, non pensavo avessero vinto in realtà tutte queste coppe a Trabzon. Questo è un esempio di tutti i biglietti. Adesso da qualche anno i biglietti non sono più stampati, ma solamente online vengono prodotti. Quindi non c'è più la possibilità di acquistare con carta appunto questi ticket. Dovrebbero essere i primi contatti dei primi calciatori che sono approdati nella nazione turca a Trabzon. Queste coppe risalgono al dopo Seconda Guerra Mondiale, perché, data la scarsità del ferro e del metallo che era impiegato per la guerra, le coppe venivano prodotte con il legno degli alberi. E qui tutte queste coppe, come potete vedere appunto, sono tutte in legno. Ed è davvero una cosa curiosa, perché non avevo mai visto una coppa in legno. Mi ricorda molto gli oggetti che si trovano alle fiere, a queste cose così, in Italia. E è davvero una cosa molto molto curiosa. Questo proprio non lo sapevo, che utilizzassero il legno al posto del ferro a causa della scarsità del ferro stesso. Guardate che bella questa parete, ci sono tutti i gagliardetti delle squadre con cui ha giocato il Trabzonspor. Vediamo delle squadre addirittura dalla Corea, il Porto in Germania, il Panathinaikos famosissimo, il Barcellona, il Tottenham, il Toulouse. Questa è storia, ragazzi. Queste invece sono tutte le lighe, super lighe, vinte dal Trabzonspor. E il modellino 3D che è stato creato, come potete vedere, questo è il vecchio stadio del Trabzonspor, mentre di qua abbiamo il nuovo stadio che è bellissimo. Nel tempo libero sono passato anche allo store del Trabzonspor, dove sì, ho fatto compere a prezzi davvero irrisori, ho comprato alcune sciarpe per ovviamente tutti i miei amici che sono qui in Italia e soprattutto ho acquistato anche altri gadget che non vi dirò per il momento. Ragazzi, volevo parlarvi anche brevemente del fan token del Trabzonspor, perché è grazie a loro se oggi stiamo vivendo questa avventura fantastica. Gli holder, ovvero i possessori di questo fan token, avranno accesso e l'esclusività
alle partite, oppure potrete decidere il design di molte cose, tra cui il bus che andremo a vedere tra molto molto poco, e soprattutto delle esperienze che andranno a coinvolgere anche i calciatori. Saluto il mio caro amico Marek, spero che guarderai questo video in qualche modo. Volevo fare anche un ringraziamento al nostro amico Marek che ci ha dato la sua maglietta, davvero bellissima. Per me è un'emozione e manterrò questo ricordo per sempre nel mio cuore. Siamo all'interno dell'autobus ed è davvero qualcosa di bellissimo, come ha ricamato tutto a tema, bordeaux e blu. Di qua credo che abbiamo una sorta tipo di mini bar, sì, suppongo, con i sediolini. Per me è la prima volta che vedo un autobus dove viaggiano le squadre di calciatori all'interno, le avevo viste sempre all'esterno e questa cosa è davvero curiosa. Spero che anche voi possa interessarvi, ovviamente. Qui c'è un'area manager, suppongo. Guardate, è immenso questo posto. Qui è dove vengono svolti i massaggi ai calciatori e di qua poi... Di qua invece abbiamo l'ingresso per lo spogliatoio. Vedere, qui abbiamo tutti i palloni che verranno utilizzati per il riscaldamento e per la partita, ovviamente. E questo è l'ingresso dove i calciatori entrano. Adesso andrò a vedere lo spogliatoio, ma questo mi ricorda troppo Rikitti. Ve lo ricordate Rikitti con ZV che faceva le interviste? Quanti ricordi? Se ve lo ricordate lasciate un like per forza. E di qua praticamente la stessa cosa, sempre fare le interviste, e qui si accede direttamente al campo. I calciatori da qui vanno direttamente lì fuori. La struttura è fantastica, ovviamente non possiamo accedere al terreno di gioco perché tra molto poco scenderanno in campo le squadre. Non credo che non ci sia un modo per descrivere quell'emozione che ti può regalare un campo da calcio, cioè vorrei troppo scendere in campo adesso oggi pomeriggio. Nella parte del finale ci siamo dilettati anche con Socios nel registrare alcune domande ai fan al di fuori dello stadio prima del match, chiedendo ovviamente se fossero a conoscenza di Socios, se fossero tifosi del Trabzonspor e soprattutto se supportassero il Tra Token, il token appunto del Trabzonspor. Ok, siamo qui con What's your name? Mustafa. Mustafa. Do you have a Tra token? I know Tra token. Yeah, okay. Who will win this championship? Yeah. This year, Trabzon? Yeah, yeah. Okay, yeah. Trabzonspor will be the champion. Thank you. Kun, what's your name? My name is Yara. Okay. You are a Trabzonspor fan? Yes. Do you know Tra fan token? Yes. Okay, perfect. Thank you. Who will win the championship this year? Of course. Of course, yes, yeah. Of for course. The Trabs one. Okay, thank you so much. Dei tifosi incredibili, davvero qualcosa di incredibile, bellissimo. Lo stadio è pieno quasi, è davvero bello, bello, bello. Questa è la nostra room powered by Chillins e Socios. Io ragazzi ci tenevo a ringraziarvi per questa esperienza, siamo entrati all'interno dell'autobus che trasporta le squadre, per me è stata la prima volta ed è stata un'emozione davvero particolare per quello che abbiamo fatto, abbiamo visitato il museo e tante tante altre cose. Ci tenevo a ringraziare Socios e il Trabzonspor per questa opportunità, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video, come sempre qui dal Buon Talo è tutto, Think Talo, Think Different, bella!